Ciao, in questi giorni mi sono messo a studiare i canvas HTML e la loro programmazione in JavaScript. E a voi non ve ne frega niente. Però magari vi può interessare un risultato di questa attività, che è questo simulatore di quarantena. Qui c'è un piccolo mondo di 1.000 persone che si muovono, chi più, chi meno, ognuno fa la sua vita. E in questo piccolo mondo una persona, eccola qua, viene contagiata. Nell'aver contatti con altre persone, il virus, vedete, si espande e viene passato. Finché il pallino è rosso, la persona è asintomatica, cioè può contagiare altre persone ma non sta male. Quando diventa viola, la persona sviluppa i sintomi, si ferma perché sta male, diventa un po' meno contagiosa perché appunto si sta attenti nei contatti con la persona contagiosa. Vedete che per quelli che sono i parametri di questo simulatore giocattolo, il virus si espande rapidamente e qui c'è una stima del valore dell'R0, quindi quante persone ogni persona contagia in tempo reale, è superiore a 1, infatti vediamo che aumenta. E qui c'è un grafo che mostra la quantità di persone che sono state contagiate e malato in quel momento, la quantità di persone che sviluppa i sintomi, che ha un ritardo, la quantità di persone in grigio chiaro che dopo la malattia sono guarite e sono diventate immuni, e questa gialla è la linea di quante persone non hanno mai visto il virus. E vediamo che il virus espandendosi in questo mondo va a contagiare praticamente tutti. E poi c'è questa linea nera e questi pallini neri fermi perché sono le persone che hanno avuto il virus e ci sono rimasti. Lasciamo sfogare questa epidemia senza nessun freno e vediamo che io ho impostato una probabilità di morte del 5%, infatti ammalandosi tutta, praticamente tutta la popolazione, la percentuale dei deceduti è il 5% su 1050 deceduti su 10 milioni e mezzo milione, quindi insomma, una bella fetta della popolazione. Il virus a questo punto non ha quasi più nessuno da contagiare, qualcuno l'ha scampata, quella che si chiama immunità di gregge in un certo senso, cioè il virus, ci sono persone che potrebbe contagiare ma sono distanti, non raggiungibili con una catena di contagio. E vediamo, insomma, a questo punto il virus si è sfogato e va a morire di fame perché non ha più nessun altro da contagiare. Questa è una diffusione lasciata a se stessa. Proviamo a farne un'altra in cui giochiamo con questi parametri di limitazione della mobilità e di riduzione della contagiosità. Poi come queste cose vengono realizzate nel mondo reale non è argomento di questa mia piccola chiacchiera. Io sto raccontandovi questo modellino che cerca di far vedere qual è l'intenzione e l'impatto che può avere una certa azione in questo modello semplice e simulato. Vediamo la solita diffusione che parte con una crescita sempre con una diffusione sempre maggiore. E diciamo, siamo arrivati quasi a 100 malati con sintomi, basta. Facciamo una quarantena asiatica, una forte limitazione della mobilità. Vediamo che subito la curva della diffusione dei contagi si ferma e va a calare. Un po' dopo nel tempo si ferma anche quella delle persone con sintomi, quindi la misurabilità nelle persone malate dell'effetto si vede un po' dopo. Nel frattempo la gente, la maggior parte, guarisce. Più che altro quello che si vede qua è che la quantità di popolazione che viene esposta al virus, viene contagiata, si ferma, si attesta a una quota, non va a ammalarsi tutta la popolazione. Ed è importante perché è questa la parte su cui paghiamo la tassa dei decessi. Quindi su questa parte non pagheremo la tassa del 5% di decessi. Continuando così per un tempo sufficiente, si arriva a un numero sempre più ridotto di contagiati,
contagiati, non c'è una diffusione fino a che il virus poi non va, anche in questo caso, a morire perché non gli è stato permesso di raggiungere nuove persone contagiabili. Ok, ora possiamo ripartire e provare a una configurazione diversa. Possiamo poi giocare con questi parametri. Quindi facciamo, cioè abbiamo la persona contagiata. Ah, non abbiamo quarantena, siamo all'inizio. Non abbiamo quarantena, quindi abbiamo la partenza bella agile del nostro virus. Finché non ci sono persone con sintomi, non si sa neanche che esiste una qualche malattia. Ora cominciamo a avere persone con sintomi. Cerchiamo, arriviamo al solito punto di prima, in cui abbiamo un'ottantina di persone con sintomi. Così. L'andamento è praticamente ogni volta praticamente lo stesso, insomma, non è che ci sono grandi differenze. A questo punto, invece di una quarantena stretta, facciamo una quarantena leggera. Vedete, c'è stato un rallentamento nella mobilità che ha avuto un impatto, perché qui vediamo la frenata nei contagi, però insomma si muovono più di prima. Infatti, vediamo che il calo non è così drastico come prima, ma è più lento. La curva viene appiattita, come abbiamo sentito dire in questi giorni, però quello che non viene appiattito, non viene fermata, è quest'altra curva qua, cioè lentamente la popolazione comunque continua ad ammalarsi. Questa curva continua a scendere. Quindi qui vediamo un andamento in cui il virus non viene del tutto frenato. Cosa possiamo fare se non vogliamo calare di più la mobilità? Beh, possiamo stare più a cercare di abbassare la contagiosità. Qui basta cliccare un pulsante, come si realizza che davvero è fuori dalle mie competenze e conoscenze. E si abbassa la contagiosità, quindi adesso quando ci sarà un contatto tra un sano e un malato, sarà più difficile che ci sia il contagio. Poi qui ci sono i dettagli dei parametri e si vede che a questo punto allora la combinazione di una riduzione della contagiosità con una quarantena leggera ha effetto e abbiamo alla fine il calo della diffusione del virus, l'appiattimento di questa curva, quindi questa parte di popolazione si evita di prendere il virus, non ci paghiamo la tassa dei decessi e il virus a questo punto non ha più o quasi contagiati, solo una persona, possiamo fermarlo. Niente, questo è un giocattolo, non vuole dire allora cosa bisogna fare per il virus vero, però allo stesso tempo rende visibile certe dinamiche di cui si sente parlare, quindi penso sia interessante. Andateci a giocare, cambiate il numero delle persone, la durata della malattia, cliccate su tutti questi vari parametri, così per vedere cosa succede. E c'è anche un pulsante della vaccinazione che appunto fa vedere cosa succede quando si va a vaccinare una parte della popolazione e niente, quello ve lo lascio di provarlo a voi e niente, questo è tutto. Ciao!